Approvata la modifica dello statuto per introdurre l'antifascismo come valore fondante della Toscana. L'Aula si è espressa all'unanimità, ma alcune forze di opposizione hanno rimarcato la mancanza di una revisione più strutturata dell'ordinamento regionale. Variazione all'unanimità per la legge che riguarda il termalismo. L'impianto interessa i 23 comuni a carattere termale e un sostegno generale al settore. Le opposizioni criticano la gestione del complesso di Montecatini. L'antifascismo è adesso un valore fondante dello statuto regionale. Alla fine del comma 1 dell'articolo 3 sono aggiunte le parole: promuove, difende e pratica la memoria della resistenza e l'antifascismo quale principio costitutivo del proprio ordinamento. La modifica è stata promossa all'unanimità dal Consiglio regionale. Soddisfazione è stata espressa dal presidente Antonio Mazzeo, che ha ricordato come la Toscana sia antifascista da sempre. La Toscana è antifascista da sempre, dalla lotta della resistenza. Oggi lo è ancora di più perché finalmente lo mettiamo scritto nero su bianco nel nostro statuto. Il simbolo, il segno distintivo della nostra regione è il Pegaso alato, era il segno distintivo del Comitato di Liberazione Nazionale. E oggi essere antifascisti vuol dire offrire più diritti, libertà, giustizia, equità, e credo che insomma metterlo all'interno dello statuto sia un fatto simbolico e forte, un atto che dice qual è la parte giusta della storia da cui stare. La proposta è stata illustrata in aula dal presidente della Commissione Affari Istituzionali, Giacomo Bugliani, che ha definito l'antifascismo un valore patrimonio della democrazia. Sulla stessa lunghezza d'onda si è espresso Stefano Scaramelli di Italia Viva, che ha parlato di un fatto non così scontato in un momento come questo. Con la seconda votazione resa secondo il dettato della nostra Carta Costituzionale, il Consiglio regionale ha inserito come valore fondante del nostro ordinamento istituzionale il principio dell'antifascismo, inteso quale forma di opposizione a tutti i regimi dittatoriali e totalitari che rischiano di comprimere le libertà individuali e collettive. Viene quindi sancito il principio dell'antifascismo non soltanto come valore fondante, principio ispiratore del nostro sistema istituzionale, ma anche come patrimonio comune a presidio delle generazioni che verranno. Una conquista importante, condivisa da tutta l'Aula del Consiglio regionale, che inserisce nel nostro statuto un ulteriore fondamentale elemento di civiltà. Soddisfazione perché a livello unanime tutto il Consiglio regionale ha votato una norma che non è soltanto un elemento identitario, è un principio di carattere culturale. Ovviamente 50 anni ci sono voluti per portare questo principio, e però la soddisfazione che in questo momento tutta l'Aula si è riconosciuta su un valore che denota le nostre origini, il Pegaso, e denota il fatto che dentro una cornice unitaria tutti i partiti poi possano muoversi dentro i principi di democrazia e soprattutto nel rispetto reciproco gli uno degli altri. Nonostante il voto dell'Aula sia stato compatto, non sono mancate alcune sottolineature nel corso del dibattito. Vittorio Fantozzi, di Fratelli d'Italia, ha fatto presente che l'occasione poteva essere buona per condannare tutti i regimi totalitari. Marco Casucci, della Lega, ha invece fatto riferimento alla necessità di rivedere lo statuto nel suo complesso, chiedendo un intervento profondo. Abbiamo convintamente votato a favore di questa proposta, chiaramente l'abbiamo anche dibattuta in aula nelle due occasioni, considerandola un'occasione perduta per Regione Toscana e per tutti i toscani, perché al di là della dichiarazione di antifascismo potevamo sostanzialmente interpretare i nostri tempi superando, partendo chiaramente dal valore dell'antifascismo, quello dell'antitotalitarismo, che sostanzialmente ha fatto già proprio anche il Parlamento europeo. Quindi andare sostanzialmente nella direzione di saper riconoscere i fenomeni storici della nostra contemporaneità, dove esistono tuttora stati, dove si praticano sostanzialmente quelle caratteristiche che oggi storicamente si ascrivono al fascismo,
fascismo, il partito unico, la mancanza di libere elezioni, sistemi di polizia che reprimono i dissensi, che comprimono i diritti, che sono sostanzialmente non soltanto attuali e sono in vigore, ma non si richiamano chiaramente a stati che si dichiarano fascisti, ma si dichiarano in tutt'altro modo. Talvolta sono nazioni a regime unico di stampo comunista, altre volte possono essere teocrazie o a volte possono essere anche democrazie dove sostanzialmente non sono esattamente regimi compiutamente democratici. Ecco, noi volevamo che ci fosse sostanzialmente del coraggio in più per aggiornare la carta statutaria di Regione Toscana. Questa credo che sia una notizia importante. La Toscana riconosce il valore fondante dell'antifascismo per quanto riguarda il proprio ordinamento. Sicuramente una notizia da sottolineare, perché è patrimonio culturale di tutti l'antifascismo. Io rivendico l'antifascismo degli autonomisti. Posso al tempo stesso dire che si dovrebbe ormai aprire una pagina di riforma dell'ordinamento regionale, lo statuto, il regolamento, io direi anche la legge elettorale. Quindi dobbiamo riflettere sul fatto che mentre la Costituzione repubblicana prevede 12 principi generali, invece per quanto riguarda ad esempio l'articolo 4, le finalità della Regione Toscana, si arriva fino alla lettera Z. Bene, ci siamo mossi bene, dovevamo probabilmente farlo prima, ma al tempo stesso invoco una razionalizzazione di tutti questi principi che sono espressi nelle finalità della Regione Toscana. Parole non così distanti da quelle di Elisa Tozzi. Il consigliere del gruppo misto ha dichiarato la necessità di intervenire in modo organico, evitando strumentalizzazione e andando oltre le prese di posizione ideologiche, che non sembrano tra le priorità dei cittadini. Affermazioni che non vanno di pari passo con quelle di Rene Galletti. Secondo la rappresentante del Movimento 5 Stelle, il periodo impone di ribadire anche certi passaggi. Credo che su certi valori comunque sia indiscutibile e fondanti sia della nostra carta statutaria sia soprattutto della nostra Costituzione non ci si debba dividere, anzi credo che oggi questo tipo di dibattito, una volta archiviata la modifica dello statuto, debba sì da un lato denotare unità di intenti e come dire una condivisione di quelle che sono le regole democratiche che ormai fanno parte della nostra, del nostro vivere civile, ma non dobbiamo però dimenticarci che molto spesso questi dibattiti si sono rivelati quasi snobbati dai cittadini rispetto a quelle che sono delle emergenze reali, l'emergenza economica, il caro bollette. Ecco, noi non dobbiamo però dimenticarci che al di là di quelle che sono enunciazioni di principio, oggi occorre dare attuazione a quelle che sono le nostre finalità ed oggi sono richieste delle risposte. Io credo che ci debba essere necessariamente un cambio di passo da parte della Giunta regionale perché, ripeto, un conto è il contesto valoriale su cui ci dobbiamo muovere, le finalità sulle quali nessuno discute, l'altro invece è darvi attuazione ed oggi io credo che il pragmatismo e la concretezza debbano caratterizzare maggiormente l'azione della Regione. Il nostro voto è stato convintamente favorevole perché al netto di quelle che sono le grandi emergenze che i toscani stanno vivendo in questo momento non dobbiamo mai dimenticarci e rendere lettera viva i nostri valori. Questo deve essere fatto tramite le iniziative, ma anche tramite una messa nero su bianco all'interno dei nostri documenti. Però un appello mi sento di farlo. Molto spesso il valore dell'antifascismo o della memoria di alcuni eventi storici che hanno segnato l'Italia sono diventati per qualche ragione strumento di propaganda di alcuni partiti. Per dargli questa dignità invece di memoria del passato che ci deve aiutare a vivere meglio e con consapevolezza il presente, è necessario che principi, valori come l'antifascismo, la condanna dei totalitarismi e tutto ciò che ricorda appunto a noi dei passaggi più oscuri della nostra storia siano condivisi in maniera apolitica, aconfessionale e soprattutto non diventino oggetto di propaganda come purtroppo spesso è accaduto anche nella nostra regione. Devono essere valori di tutti, noi dobbiamo essere i primi a dare l'esempio alle persone. Sul termalismo la Toscana guarda avanti. Il Consiglio regionale ha votato all'unanimità la modifica della legge regionale.
il provvedimento si compone di due articoli. Nel primo si specifica che la Regione attua le proprie politiche di promozione e di sostegno al settore termale attraverso il Programma Regionale di Sviluppo e gli altri atti della programmazione, soprattutto mediante progetti di riqualificazione del patrimonio idrotermale e di rigenerazione urbana. Con il secondo articolo, invece, si approva l'elenco dei 23 comuni termali. Apprezzamento è stato espresso dal consigliere Elena Rosignoli del PD, che ha evidenziato come il provvedimento tocchi in pieno la provincia di Siena, che ha 8 comuni termali e non riguardi solo Montecatini. Passaggio ribadito anche da Stefano Scaramelli di Italia Viva, che ha emendato il testo chiedendo uno stanziamento economico per il sistema termale. In più, ha aggiunto il consigliere, è opportuno lavorare sul prodotto terme di Toscana. Nel Consiglio regionale di oggi abbiamo approvato una proposta di legge che tratta il riconoscimento dei comuni termali dell'intera regione toscana. I comuni termali sono 23 in tutta la Toscana ed 8 appartengono, si trovano in provincia di Siena, quindi insomma la nostra provincia è molto interessata a questo provvedimento. Tratta essenzialmente di assimilare i comuni termali ai comuni che hanno comprensori sciistici, ovvero potergli dare dei sostegni anche e poter supportare i comuni termali parimente ai comuni dei comprensori sciistici. Unitamente a questo abbiamo approvato anche un ordine del giorno dove si tratta della rigenerazione urbana anche dei comuni termali, perché insomma al di là di quelli che hanno stabilimenti di proprietà regionale ci sono molti altri comuni che sono in difficoltà, e poter prendere atto anche con dei fondi europei, cercare delle proposte turistiche adeguate, insomma riuscire anche a creare un filone turistico unitario tipo turismo termale in Toscana sicuramente può portare un grosso beneficio a questo settore in difficoltà. Sono soddisfatto che finalmente, a distanza di anni dalla mia proposta, si inizia a parlare di terme della Toscana. Quello è l'obiettivo al quale da tempo lavoro, credo che serva un unico sistema di promozione, servano risorse, serve il fatto che la politica delle terme della Toscana entri a far parte del piano regionale di sviluppo, una programmazione che possa attivare fondi comunitari, da una parte promuovere il prodotto termale della Toscana, ma nel contempo avviare un grande percorso di rigenerazione urbana delle città, soprattutto quelle che sulle terme hanno costruito gran parte del proprio sviluppo urbanistico, perché dentro quella rigenerazione urbana ci sta qualità, ci sta benessere, c'è un'opportunità di rilancio e di sviluppo, non si può perdere, diciamo, il treno dei finanziamenti comunitari per avere città che possano fondamentalmente garantire un'offerta turistica e termale di altissimo livello e di grande qualità. Quindi per questo noi abbiamo sostenuto questa proposta di legge e nel contempo sostenuto le risoluzioni che vanno in questa direzione, e quindi noi abbiamo di fronte a noi un'opportunità importante per sostenere il prodotto e la rigenerazione delle città. Le opposizioni non si sono tirate indietro, ma si sono viste respingere un ordine del giorno di Luciana Bartolini, che chiedeva un investimento immobiliare su Montecatini. La rappresentante della Lega ha anche rimarcato il ritardo con cui si è agito sul comparto termale, stesso fatto evidenziato anche da Alessandro Capecchi di Fratelli d'Italia, che ha posto l'accento sulla gestione sbagliata per Montecatini. La proposta di legge che è stata fatta sulle città termali è benvenuta, tutto quello che riguarda il termalismo è benvenuto. Io mi sono lamentata perché dal 2004 nel 2022 si fa qualcosa per il termalismo, c'è una proposta di legge che serve poi a fare un elenco dei comuni termali, perché non esisteva nemmeno quello. Detto questo, oltre agli stabilimenti con la rigenerazione urbana si terrà conto dei problemi dei vari settori alberghiero, commerciale, eccetera, però mi sembrano tante parole e pochi fatti. Sì, PDL si dice che si farà questo, si farà quello, però in che modo si farà ancora non si sa. Forse un po' come nelle aree interne con i contributi europei, però quando non si sa.
Ora, io vengo da Montecatini, ovviamente mi preme il termalismo di quella città che è entrata anche a far parte dell'UNESCO e rischia che gli stabilimenti vadano in liquidazione, perché l'11 di ottobre ci sarà un giudizio proprio su questo fatto. Sono anni che noi chiediamo alla Regione di dichiarare strategiche le terme, in particolar modo Terme di Montecatini S.P.A., soluzione che avrebbe consentito naturalmente di fare già prima di oggi interventi straordinari per risanare l'azienda e darle una prospettiva di sviluppo e un nuovo piano industriale. Invece la Regione si è limitata nel corso degli anni a nominare amministratori contabili che in qualche modo hanno guardato ai conti e a gestire l'enorme debito che grava sulla società, piuttosto che ripensare la collocazione delle terme nell'ambito, per esempio come Montecatini, di una città del benessere rivolta al futuro.